suo 2018 come se lo augura? Grande impegno per la città, lavoro, entusiasmo, perché abbiamo chiuso un anno difficile con dei risultati importanti da un punto di vista normativo, è quello di migliorare sempre di più la nostra città, è l'impegno di una squadra che ci crede e di un coinvolgimento popolare che è sempre più forte. Ma c'è un argomento il quale lei si augura che, di portarlo in porto nel 2018 per Napoli? Miglioramento della qualità dei servizi e in particolare del trasporto pubblico. Nonostante tutto però la piazza è piena, questo è un buon segno, no? La piazza è piena, abbiamo portato la musica, ma ci sono troppe transenne. Io credo che l'immagine che viene fuori in tutto il paese è un paese che ha troppa paura. La sicurezza è un bene fondamentale del paese, ma ho l'impressione che ci sia un po' una corsa a mettere a posto la pratica e a perdere il buon senso. Vedere la piazza di Torino vuota, vedere persone che non riescono a entrare in piazza e stanno tutte accalcate dietro una transenna con, come dire, ragioni anche quindi, come dire, di mancanza di sicurezza, perché stai dietro a una transenna, non c'è sicurezza. Questa è un'immagine che a me non piace. Ne parlai tempo fa anche col ministro dell'Interno. Un paese forte deve avere la capacità di non creare tutte queste transenne. La cultura è respiro, è libertà, è partecipazione, è assenza di paura. La sicurezza si deve fare, si può fare, ma si può fare anche in modo diverso. E per quanto riguarda Napoli, proprio la sicurezza è uno dei punti dolenti. A Napoli la risposta di piazza è stata eccellente e c'è un lavoro quotidiano che si fa straordinario da parte delle forze dell'ordine, della città, la stragrande maggioranza delle persone per bene, il sindaco, insomma tutti noi dobbiamo fare in modo che il grande evento non deve diventare un momento di apprensione, perché altrimenti non si comprende, cioè non si comprende perché qua siamo circondati di transenne e poi vai sul lungomare e si sta ognuno mescolato all'altro, oppure vedi una piazza di Torino vuota perché magari c'è stata un'incapacità a gestire un evento e oggi la gente di Torino non può andare in piazza. A me è un'immagine che non piace, devo dire la verità. Non è una cosa che ha deciso il comune, è una cosa di ordine pubblico, quindi prefettura. Fermo qua, io stasera sto qua, vedo una piazza piena di gente nonostante, diciamo, una difficoltà da parte delle famiglie e delle persone di arrivare in piazza. Questa è una cosa, secondo me, che un paese forte deve saper superare, non è una polemica, è un dato oggettivo. Io l'ho posto da subito questo dato e lo continuerò a porre in modo forte. Napoli è una città che vuole vivere, una città piena di cultura e vuole affrontare i problemi di sicurezza in modo serio, non vuole andare dietro a mettersi la pratica a posto.